Passiamo all'oggetto numero 7, impianti da energie rinnovabili nell'Orvietano. Interroga il consigliere Fora, prego. Buongiorno, buongiorno assessore Morroni. Interrogazione ha come oggetto impianti da energia rinnovabile dell'Orvietano, nello specifico nella zona occidentale della regione dell'Umbria, ricadente principalmente nei comuni di Orvieto e Castelgiorgio, a confine con il Lazio. C'è attualmente un'area interessata da una serie di progetti per impianti di energia rinnovabile, eolico, fotovoltaico e agrivoltaico, attualmente in fase di via presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nell'interrogazione cito i singoli interventi individuati, non li declino in maniera specifica, comunque complessivamente parliamo di 7 aerogeneratori dell'altezza di 200 metri nei comuni di Castelgiorgio Orvieto, 11 aerogeneratori di 250 metri di altezza nel comune di Onavo a Viterbo, campi fotovoltaici su 55 ettari nel comune di Acquapendente e altri 89 ettari di estensione di campi fotovoltaici e agrivoltaici sempre nel comune di Acquapendente, ovviamente più tutte le opere di induzione e di realizzazione connesse. Abbiamo anche segnalazioni di altri grandi impianti previsti nella Tuscia Viterbese e a Castel San Giorgio, anch'essi in fase istruttoria presso il MASE. La Regione dell'Umbria, come abbiamo ricostruito dalla documentazione, ha rilasciato un parere ambientale unitario favorevole ad ottobre 2022, dopo averne rilasciato uno con un orientamento favorevole a giugno 2022, che peraltro è stato oggetto di vibranti proteste da parte dell'amministrazione comunale e delle associazioni che ne hanno richiesto la revisione. Scusate, ma è complicato riuscire a parlare, grazie. Nel condividere le preoccupazioni che sono state esposte dai comuni, dalle associazioni e dalle comunità locali, è opportuno che vengano richiamati alcune prescrizioni, alcune indicazioni ricostruite dalla normativa di settore. Per esempio, rispetto all'ubicazione degli impianti, attualmente la normativa prevede una fascia di rispetto dai beni culturali di 7 km per impianti eolici, ridotta a chilometri 3 con il recente DL 13 del 2023 in corso di conversione di legge. In questo caso ci risulta che i progetti di individuazione degli aerogeneratori delle stazioni elettriche siano ubicati a distanze inferiori non solo dalla fascia dei 7 km ma anche quella dei 3 km. Per quanto riguarda un'altra indicazione normativa legata ai criteri di localizzazione, si prevede che l'interferenza visivo-paesaggistica debba essere necessariamente ridotta il più possibile, ma anche in questo caso gli impianti sorgono in un'area ad alta visibilità ed indiscutibile valenza paesaggistica. Sempre in relazione alla normativa, il parere ambientale regionale in argomento afferma che per quanto attiene il posizionamento degli aerogeneratori si raccomandano il rispetto del comma 2 dell'articolo 85 della legge 1, in particolare per quanto riguarda le fasce di transizione delle aree boscate. Ecco, anche in questo caso gli impianti in discussione non tengono conto peraltro del parere della provincia di Terni rispetto al piano paesaggistico regionale e hanno un impatto abbastanza importante rispetto a quelle aree a forte valenza naturalistica. In ultimo ricordo che gli ultimi due progetti che ho citato in premessa, cioè i progetti che confinano con la fascia Umbra, prevedono la costituzione di chilometrici cavidotti per trasportare l'energia fino a Castel San Giorgio, costruzione che impatterebbe in maniera molto forte e negativa sul tipico paesaggio dell'Alfina, che è destinata a comprometterne le caratteristiche tese a valutarne l'idoneità, così da fungere da apriporta a possibili ed altri progetti di rinnovabili sull'Alfina e sui territori circostanti a scala interregionale. Per questi motivi, in funzione un po' della illustrazione che in maniera sintetica ho provato a fare di questa attuale situazione che prevede la realizzazione di molti impianti di energia rinnovabile nell'Orvietano che in qualche forma parrebbero anche scontrarsi su alcuni livelli con la normativa attualmente in vigore,
chiedo all'assessore, alla giunta, di chiarire se lo ritiene opportuno alcuni dei passaggi anche normativi e formali che sono avvenuti, di informarci se è intenzione della giunta chiedere una revisione ed informare anche tempestivamente il competente ufficio del Ministero in relazione alle istruttorie e dei progetti che sono in fase avanzata, e per sapere anche se è intenzione della stessa giunta, dopo le modifiche che sono state recentemente apportate, peraltro anche condivisibili, che personalmente ho votato, del regolamento regionale sulla disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, se è intenzione della giunta, a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento, di adottare ulteriori modifiche che appunto aggiornino le norme relative agli impianti eolici con la finalità di salvaguardare l'Umbria, cuore verde d'Italia. Grazie. Sì, grazie Presidente. Consigliere Fora. Per quanto attiene il primo punto, quelle indicate da una verifica effettuata dagli uffici competenti risultano attività istruttorie con acquisizione di pareri rilasciati dalle autorità competenti, già acquisiti dal Ministero, dal MASE. Ad ogni buon conto si ritiene che, per quanto di competenza dell'assessorato, non sussistano motivazioni tali da giustificare la richiesta di revisione dei pareri suddetti. Con riguardo invece al secondo punto, faccio presente che con il regolamento regionale numero 4 del 2022, regolamento di integrazione e modifica del numero 7 del 2011, è stato appunto aggiornato il regolamento stesso sulla base di una precisa scelta politica volta sia a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma contemperando tale esigenza con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché dello sviluppo industriale. Tale aggiornamento si è concentrato sulla sorgente solare, quindi in particolare impianti fotovoltaici a terra, tenendo anche conto della limitatezza del settore eolico nell'attuale paniere energetico regionale. La pressante evoluzione normativa, forse anche eccessiva, che si registra in questo momento è tale che qualsiasi intervento sulla fonte regolamentare non appare opportuno. La Regione ha comunque intenzione di intervenire con la predisposizione di idoneo disegno di legge in conformità a quanto disposto dall'articolo 20,4 del decreto legislativo 199 del 2021, a valle dell'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dei decreti di cui siamo ormai da tempo in attesa, decreti contenenti le linee guida per la individuazione delle cosiddette aree idonee. A seguire sarà predisposta una legge, quindi all'indomani dell'uscita di tali decreti, ogni regione dovrà provvedere con apposita legge che dovrà affrontare tra l'altro sia l'individuazione di quelle che saranno definite le aree idonee, che l'aggiornamento delle aree non idonee, il tutto nell'ottica di uno sviluppo adeguato delle fonti rinnovabili, contemperando gli interessi energetici con quelli naturalmente del territorio, del paesaggio e delle imprese. Grazie. Prego per la replica. Grazie. Grazie Assessore Morroni per comunque la cordialità e la puntualità della risposta. Beh, in realtà io invito la Giunta e invito l'assessore, alla luce anche di ciò che ha detto, di rileggere tempistiche e procedure rispetto a ciò che oggi ci ha confermato. Perché se è vero, e lei ce lo conferma, che la Regione in funzione dell'iter normativo attualmente in atto in relazione ai decreti che stiamo aspettando dal governo, che individueranno con maggior puntualità le aree idonee in relazione soprattutto agli impianti legati all'eolico, a seguito dei quali si intenderà poi intervenire per ridefinire anche il regolamento regionale, procedere nel frattempo con di fatto l'autorizzazione a tutta una serie di impianti che nelle more dell'attuazione del nuovo regolamento prevedano una
impatto strutturale in quell'area territoriale e che intervengono in fase attuativa prima che vengano ridefiniti quegli standard, oggettivamente mi sembra decisamente un procedere in maniera non lineare e probabilmente anche non coerente. Direi che sarebbe molto più utile aspettare che l'intera normativa venga a compimento in funzione anche dell'adeguamento regionale del regolamento degli standard per poi ridefinire gli interventi attuali che ho citato e verificare quali di questi siano meno fattibili. Dopodiché lei ci dice che rispetto alle energie rinnovabili, agli impianti che ho citato, soprattutto quelli a terra, sui campi fotovoltaici, è stata verificata una contemperanza con le esigenze paesaggistiche, ma onestamente i dati che abbiamo tracciato, l'estensione delle aree e l'impatto su un ambiente a valore paesaggistico molto elevato come quello che ho citato, lascia perplessi rispetto a questa valutazione. Grazie. Oggetto numero 8, ex edificio di Magione, immobile in stato di abbandono di proprietà della Regione Umbria. Intendimenti della Giunta regionale a riguardo. Interroga con la consigliera Simona Meloni, risponde l'assessore Morroni. Grazie Presidente, il tema del question time è l'ex edificio di Magione, che è un immobile della Regione Umbria, e chiediamo appunto quali sono gli intendimenti della Giunta regionale in merito a questo edificio. Questo è un immobile che è collocato tra l'altro in una posizione strategica rispetto allo svincolo di Magione. È un immobile che ha un ampio parco di quasi un ettaro e di una superficie coperta di circa 500 metri quadrati, che ospitò nei primi anni 2000 le attività di una cooperativa che oggi non esiste più, che si chiamava Terra e Arte. E terminata questa attività, l'immobile è rimasto purtroppo di fatto chiuso e inutilizzato. Ed oggi, anche passando in quel tratto di strada, si vede sostanzialmente un immobile in stato di abbandono, di degrado. E l'immobile è un patrimonio della Regione dell'Umbria e il Comune di Magione ha già inviato nel corso del tempo delle richieste alla Regione proprio per considerare la possibilità di una rivalorizzazione di quel sito, proprio perché è ubicato in posizione strategica e perché più anche associazioni nel corso del tempo hanno chiesto la possibilità di utilizzarlo per diverse attività e in diverse forme. Ora, ovviamente è chiamato ex edificio e quindi uno dei temi di cui oggi contiene questo question time è la possibilità di poterlo utilizzare proprio per quel tipo di attività, perché intanto si era parlato nel corso del tempo anche di un progetto legato alle biodiversità, di un progetto legato anche all'associazione degli apicoltori che ovviamente possono utilizzare quel sito per attività legate all'apicoltura nelle diverse forme e poi anche per attività di strumentazioni, per collocare anche le numerose strumentazioni che hanno. Non torno ora sul tema della importanza dell'apicoltura in Umbria, perché intanto è stata anche valorizzata da assessorato anche grazie ai fondi europei destinati al settore, perché sappiamo bene quanto è importante il ruolo delle api nell'ecosistema e quindi non torno anche su tutte quelle che sono le attività nazionali e mondiali che le varie associazioni del settore dell'ambiente stanno facendo in questi anni per lo sviluppo, per la tutela e per la valorizzazione del settore dell'apicoltura. Sappiamo bene anche quanto in Umbria questo settore sia in via di sviluppo, quanto sono in Italia circa 50.000 gli apicoltori, alcuni dei quali ovviamente anche lo svolgono a livello professionale, come del resto anche alcuni apicoltori Umbria. Sappiamo bene che spesso, nonostante la forte richiesta sul mercato, la produzione del miele nel nostro paese è fortemente influenzata dalle condizioni climatiche, dalla siccità, dall'ambiente naturale, spesso improvvisi, catastrofici, e quanto sia importante non solo la ristorazione e anche la valorizzazione degli ambienti naturali e il mantenimento dell'ecosistema, ma anche quanto però sia importante dare
a queste associazioni la possibilità di realizzare dei laboratori, di collaborare, diciamo, in quel mondo varie associazioni, proprio per sviluppare anche tutti i settori legati al mondo della biodiversità, anche con, insomma, varie attività legate al mondo dell'apicoltura. La crisi generata dal Covid purtroppo ha fiaccato anche quel mondo e ha reso più vulnerabile anche quell'ambiente, anche questo tipo di attività, e non solo, ha anche purtroppo fiaccato anche le associazioni, che non solo quelle dell'apicoltura ma in generale, che in questi anni, insomma, si sono dovute anche sostenere dal punto di vista, insomma, di autofinanziamento. La produzione del miele ovviamente non è soltanto produzione del miele, ma è anche ecosistema e anche tutela delle api, che sappiamo bene di che cosa si nutrono, ed è per questo motivo che, anche in virtù di quello che rappresenta in quel territorio quell'immobile, che in questo momento, ripeto, sta nell'abbandono più totale, chiediamo alla Giunta regionale se intende procedere alla riqualificazione di quest'immobile, ridestinandolo al precedente utilizzo, se intende contestualmente prendere anche in considerazione l'ipotesi di realizzarvi un laboratorio delle biodiversità, oppure anche se ci sono altri progetti in campo che possano, diciamo, dare valorizzazione a quel territorio, anche se volendo si può, diciamo, lavorare, collaborare insieme con il Comune di Magione e anche con le associazioni del territorio per capire se poi ci sono anche altre possibilità di uso. Grazie. Assessore Morroni. Grazie Presidente. Consigliere Meloni, do lettura della risposta predisposta dall'assessore Agapiti. Il complesso immobiliare sito in Comune di Magione, località Soccorso, vocabolo La Fonte, è iscritto al patrimonio disponibile della Regione Umbria, che con contratto repertorio numero 5838 del 25 ottobre 2007 concedeva in locazione per la durata di 9 anni al consorzio Paniere Tipico Trasimeno Orvietano Terra ed Arte. Il complesso immobiliare in argomento, al fine di utilizzare gli immobili esclusivamente per svolgere attività di promozione e valorizzazione del territorio e delle relative produzioni tipiche locali. Successivamente, nel 2008, la Regione Umbria autorizzava il consorzio Terra ed Arte a realizzare sul medesimo compendio immobiliare i lavori di ristrutturazione edilizia dell'edificio con cambio di destinazione d'uso per il rilancio della propria attività di promozione. Il consorzio, successivamente a tale autorizzazione, si rendeva inadempiente il contratto di locazione sottoscritto. Lo stesso, con nota del 25 gennaio 2010, comunicava la propria messa in liquidazione e contestualmente le parti risolvevano il contratto di locazione in oggetto. Contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione, non risultano comunicazioni ufficiali del Comune di Magione relativamente alla valorizzazione dell'immobile in oggetto. L'unico interessamento relativamente all'ex mielificio è pervenuto da un soggetto privato in data 3 maggio del 2018, ma al momento della richiesta l'immobile non era ancora ritornato in possesso dell'amministrazione regionale, in quanto la consegna da parte del commissario liquidatore è avvenuta solo il 28 maggio del 2019. Attualmente è in fase di predisposizione da parte del competente servizio regionale il programma triennale di politica patrimoniale, così come previsto dalla legge regionale 10 del 2018, che sarà sottoposto all'iter di approvazione dell'Assemblea legislativa, a cui farà seguito il piano di attuazione annuale. All'interno dei piani sopra menzionati saranno esplicitati gli intendimenti della Giunta regionale in merito al complesso immobiliare in oggetto. Grazie. La replica della consigliera Meloni. Grazie assessore, quindi chiaro, intanto dico che infatti il Comune di Magione credo che avesse solamente chiesto, diciamo, quali fossero gli intendimenti della Regione, ma non avesse avanzato oggettivamente delle progettualità, sì, è vero, e quindi gli eventuali interessi da parte dei privati potranno avvenire soltanto dopo che saranno espletati, diciamo, la documentazione e le pratiche sia di approvazione del piano triennale sia poi della delibera della Giunta, quello annuale. Quindi diciamo che ipoteticamente, va bene, non possiamo stabilire una data, ma
minimo penso che parleremo di 6 mesi, un anno, insomma, ecco, tempi brevi. Va bene, quindi grazie per la risposta e terremo, insomma, monitoreremo insieme diciamo la cosa in modo da informare poi eventualmente eventuali stakeholders interessati alle attività di cui l'interrogazione. Grazie.